Lettura del Vangelo di Matteo, capitolo 21. Quando furono vicini a Gerusalemme e arrivarono a Betfage, sul Monte degli Ulivi, Gesù mandò avanti due discepoli dicendo loro: Andate nel villaggio che vedete davanti a voi. Subito troverete un'asina legata e con questo un puledro. Slegateli e portatemeli. Se qualcuno vi dice qualcosa, dovete rispondere: Il Signore ne ha bisogno e ve li lascerà prendere immediatamente. Questo in effetti avvenne per adempiere ciò che era stato detto tramite il profeta. Dite alla figlia di Sion: Ecco, il tuo re viene da te, mite in groppa un asino, un puledro, figlio di una bestia da soma. Quindi i discepoli andarono e fecero come Gesù aveva ordinato loro. Portarono l'asino e il suo puledro. Vi misero sopra i loro mantelli e lui vi si sedette. La maggior parte della folla stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. Le folle che lo precedevano e quelle che lo seguivano gridavano: Salva, preghiamo il figlio di Davide! Sia benedetto colui che viene nel nome di Geova! Salvalo, preghiamo nei luoghi altissimi! Quando entrò a Gerusalemme, l'intera città fu in subbuglio e diceva: Chi è quest'uomo? Le folle dicevano: Questo è il profeta Gesù da Nazareth di Galilea. Gesù entrò nel tempio e scacciò tutti quelli che nel tempio vendevano e compravano, e rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le panche dei venditori di colombe. E disse loro: È scritto. La mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne fate un covo di ladri. Nel tempio poi gli si avvicinarono ciechi e zoppi e lui li guarì. Vedendo le cose meravigliose che faceva, i bambini che nel tempio gridavano: Salva, preghiamo il figlio di Davide! I capi sacerdoti e gli scribi si indignarono e gli dissero: Non senti quello che stanno dicendo? Gesù rispose: Sì. Non avete mai letto questo? Dalla bocca dei bambini e dei lattanti ti sei procurato lode? Dopo averli lasciati, uscì dalla città in direzione di Betania, dove passò la notte. Mentre la mattina presto tornava in città, gli venne fame. Vide un fico lungo la strada e gli si avvicinò, ma non vi trovò altro che foglie. Allora gli disse: Non nasca mai più frutto da te. E all'istante il fico si seccò. Vedendo ciò, i discepoli si meravigliarono e dissero: Come mai il fico si è seccato all'istante? Gesù rispose: In verità vi dico, se avete fede e non dubitate, non solo farete ciò che io ho fatto al fico, ma se addirittura direte a questo monte: Sollevati e buttati in mare, così accadrà. E tutte le cose che chiederete in preghiera con fede, le riceverete. Dopo che fu entrato nel tempio, i capi sacerdoti e gli anziani del popolo gli si avvicinarono mentre insegnava e gli chiesero: Con quale autorità fai queste cose? Chi ti ha dato questa autorità? Gesù rispose loro: Anch'io ho una domanda da farvi. Se mi rispondete, anch'io vi dirò con quale autorità faccio queste cose. Da dove veniva il battesimo di Giovanni? Era dal cielo o dagli uomini? Quelli si misero a ragionare fra loro, dicendo: Se rispondiamo dal cielo, ci dirà: Perché dunque non li avete creduto? Se invece rispondiamo dagli uomini, c'è da aver paura della folla, perché tutti considerano Giovanni un profeta. Allora risposero a Gesù: Non lo sappiamo. Lui a sua volta disse loro: Nemmeno io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Che ne pensate? Un uomo aveva due figli. Andò dal primo e gli disse: Figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Lui gli rispose: No, non voglio. Ma poi se ne rammaricò e ci andò. Andò dal secondo e gli disse la stessa cosa. Questi rispose: Sì, signore, ma non ci andò. Quale dei due fece la volontà del Padre? Risposero: Il primo. Gesù disse loro:
In verità vi dico che gli esattori di tasse e le prostitute vi precedono nel regno di Dio. Giovanni infatti è venuto da voi nella via della giustizia, ma non gli avete creduto. Gli esattori di tasse e le prostitute invece gli hanno creduto. E voi, pur avendo visto questo, non vi siete poi rammaricati al punto di crederli. Ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo, un proprietario terriero, che piantò una vigna. La recintò, vi scavò un torchio per il vino e vi costruì una torretta. Poi l'affittò a dei coltivatori e fece un viaggio all'estero. Quando venne il tempo della vendemmia, mandò i suoi schiavi dai coltivatori a ritirare il raccolto. Comunque i coltivatori presero i suoi schiavi e uno lo picchiarono, uno lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri schiavi, più numerosi dei primi, ma li trattarono nello stesso modo. Infine mandò loro il proprio figlio dicendo: mio figlio lo rispetteranno. Vedendo il figlio, i coltivatori dissero fra loro: questo è l'erede, avanti, uccidiamolo e prendiamoci la sua eredità. Così lo presero, lo trascinarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Perciò, quando il proprietario della vigna verrà, che cosa farà quei coltivatori? I presenti risposero: visto che sono malvagi, li distruggerà completamente e affitterà la vigna ad altri coltivatori, che a tempo debito gliene consegneranno i frutti. Gesù disse loro: non avete mai letto ciò che dicono le scritture? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la testa dell'angolo. Questa viene da Geova ed è meravigliosa ai nostri occhi. Perciò vi dico: il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato a una nazione che ne produca i frutti. E chi cadrà su questa pietra si sfracellerà, e colui sul quale essa cadrà sarà schiacciato. I capi sacerdoti e i farisei, sentite le sue parabole, capirono che parlava di loro e volevano arrestarlo, ma avevano timore delle folle, perché queste lo consideravano un profeta.